La prima venditrice di oggi si chiama Federica e porta ai mercanti un oggetto che non vuole più vedere in casa. L'oggetto che porto oggi fa paura e quindi me ne voglio liberare. La cosa bella sono gli occhi di vetro. È di cartapesta, poi la cartapesta veniva ricoperta con uno strato dato appunto a pennello di gesso e poi veniva dipinto successivamente, no? Il periodo potrebbe essere una cosa degli anni 50. Non vedo marchi di manifatture, non riconosco nessuna. Non l'ho provato a sfogliare per vedere se c'era dei marchi, perché ho paura. No, ho paura che si sciupi. Sicuramente si sciupi. Questo ha un problema enorme, che sono le condizioni. Spero che qualcuno lo possa prendere per restaurarlo. Federica, quanto pensi di ricavarne? Basta qualcuno di Garba se lo prende. Chiediamo ad Alessandro Rosa. Quanto vale? Allora, guarda Federica, cioè, tu hai un po' capito di cosa si tratta, sì, quindi voglio certo, dire, non è certo. Che da me puoi aspettarti chissà che sorpresa, no? In positivo intendo. Ti dico che questo bambolotto purtroppo in condizioni molto critiche, sono condizioni che poi non presuppongono neanche un restauro, perché poi alla fine è un restauro serio, ha un costo assolutamente superiore al valore del bambolotto, no? Vale 20 euro. Va bene, meglio di niente. Pensavi più? Qualcosina in più, ma va bene, basta. Vi do un consiglio, Paolo, ti do. Tieni. Non portarlo sul tavolo dei mercanti, lascialo lontano. Ah. Così magari da lontano sembra... È più bellino. No, magari non vedono tanti difetti che ha, forse. Va bene. Signora, lo giri un po' verso Giano. Alla tele dopo, Federica. Benvenuto. Ciao, Federico. Ciao. Siamo rimasti tutti... Ma perché? Perché? Perché questo coso? Prima dici due parole su di te. Vabbè, mi chiamo Federica, vengo dalla Toscana, non si sente nemmeno. No, avrei detto Udine. Da Empoli. E niente, sono qui a proporvi questo oggetto che non posso più vedere perché mi fa paura. Ti credo. Quando vado a mandare l'asciugatrice c'è questo che mi guarda così con gli occhi e mi fa paura. Il bambolotto è orrendo. Però è giusto per Giano, che gli piace l'orrore. Secondo me... No, Paolo. Ecco, mi è stretto, no. C'è paura. No, ragazzi, mi uccide. A parte che è spogliato, una cosa nell'inviato. Mi ricorda troppo quei film horror di un'Italia che all'epoca era all'avanguardia. E quindi mi piace, mi interessa, mi intriga. Non so perché. Vediamo. Una alla volta. Dichiaro ufficialmente l'asta aperta. Volevo aprirla io per partecipare con la... Ma ho paura che poi me la pioppano, quindi... Vai, parto io con 20. 20 euro offerti dal coraggioso Giano. Lo so che non lo ami, ma se tu dovessi tirare su questo bambolotto, esaltarlo, che... Non è che c'ha tante ossa che si può dire. Cioè, robo fantastico. Hai ragione. Beh, complimenti per la vita. Brava. Che felicità. Ottima venditrice. Comunque, a 20 euro ci siamo arrivati. 40 per fare un dispetto. 40 per fare un dispetto a Giano. E perché mi ti fa un dispetto, scusa? Se vuoi tra regalo, è affascinante ed è difficile trovare un regalo per te. E questo è un bel regalo per te. Dai, va bene, grazie, ok. Che bello. Accetti senza... Accetti il regalo. Non ricambi, non ricambi. Dobbiamo capire se Federica accetterà o se non sono accetta. Rialzi. Allora, certo, la povera Fede. 40... Tu offri qualcosa, no? Io 50 euro. 50 euro offerti da Roberta. Per far dispetto che si è messa in... Perché? Perché devo lasciarglielo così poco? È più divertente che lo paghi un po' di più. Tu certo. Vuoi regalarla a qualcuno? No. È questione come di... no? 60. 60 euro e uno. Cioè, così per buttare... 62... 70. 70 e uno. Come 70? 70 e due. Ma perché? Ma me lo stai regalando? 70. No. Aspetta. Non me lo regali? Aspettare, è un'asta, è un'asta. Ma che è? Ma che sta succedendo? Non vuole nessuno, ma lo vogliono tutti. Oh. Sono molto cattiva. 70 e uno. 80. 80 e uno. 80 e due. 80 e tre. Così. Federica, accetti? Servì a niente. Certo. Grazie. Non mi fai. Cioè. Cioè, ma allora, scusa. Per 80 euro Giano... La potevo pagare 20. Si aggiudica. Cioè, non ho capito che è. Non è colpa mia.
Così? Dai rispetto. No, addirittura potevi averla gratis regalata da Stefano. Io te la regalavo. Cioè, me la regalavi te. Te la regalava. Allora, per 80 euro Giano si aggiudica la bambola pericolosissima di Federica. Aggiudicato. A casa non lo metto, di certo, dentro casa mia non entra. Lo metterò da qualche parte per far spavento, lo userò... Ma che ne... non lo so. Però, insomma, intanto sono contento di averlo visto.